Quando ti guardi indietro, cosa pensi osservando tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare al vertice? Beh, quando guardo indietro sicuramente vedo della felicità, della gioia, dei momenti che non avrei mai sognato di realizzare e che ho avuto l'opportunità e il privilegio di farlo. Sicuramente hai dei sacrifici, hai delle cose che non hai potuto fare o delle cose che avrei voluto fare ma non c'è stata la possibilità, di una vita un po' anche più normale come gli amici di scuola, amici dell'università, una vita anche sociale un po' più normale, però come dico, ho avuto dei privilegi e ho vissuto delle cose che sicuramente mi hanno portato grande soddisfazione e se guardo indietro vedo solo cose buone. A che punto della tua carriera hai capito che stavi diventando un pilota veramente forte? Ma nessun punto, penso che quando arrivi in Formula 1, e mi ricordo anche bene il mio primo anno in Minardi, pensavo, anche parlavo con la mia famiglia, di correre quell'anno e cercare di farlo bene, perché se l'anno dopo non continuavo, non mi rinnovavano il contratto, potrei dire tutta la mia vita che avevo corso un anno in Formula 1. Quello era il mio punto di vista in quel momento, non pensavo mai di arrivare più lontano di là. Poi è arrivato un campionato del mondo, la stessa cosa. Un giorno dirò che sono stato campione del mondo di Formula 1, ma non pensavo più avanti o non pensi che sei arrivato a un livello che la gente ti rispetta. Qual è la gara ideale per te? Un gran premio dominato dal primo all'ultimo giro in cui mostri di essere superiore a tutti o uno vinto all'ultimo momento dopo molti duelli ma anche magari con un po' di fortuna? Il gran premio ideale è quello che vinci. Non importa se domini dal primo all'ultimo giro o se sorpassi all'ultima curva, è importante vincere. Tutti avranno diversi gusti e diversi feeling in quel momento esatto e tutti li vivi intensamente, quindi penso che la vittoria è molto più importante di come il modo di farlo, penso. È vero che gareggiare per la Ferrari è diverso che farlo per qualcun altro team, secondo te perché? Beh, penso la Ferrari è una squadra storica, una squadra che è stato sempre in Formula 1 e che ha avuto sempre una cosa di speciale, il mito Ferrari, una passione e un modo di correre sicuramente unico, con grande voglia di vincere, con grande passione da non solo dal gruppo di meccanici, ingegneri che lavorano in Ferrari, di tutto un paese come l'Italia che è dietro a un marchio così potente, quindi correre per la Ferrari è sempre più emozionante, è sempre più passionale che per altre squadre e questo lo rende sempre, penso, molto attrattivo. E infine, qual è stato il giorno più bello della tua carriera in Formula 1 e qual è stato il giorno più bello della tua carriera in questi 5 anni in Ferrari? Il giorno più bello in Formula 1 penso è stato il 2005 in Brasile, quando ho vinto il campionato del mondo, il primo campionato del mondo, sicuramente in carriera è un momento indimenticabile. In questi 5 anni in Ferrari il momento più bello è stato, penso, Valencia 2012, una gara che corri in casa davanti al tuo pubblico con tutta la mia famiglia lì, che si partiva a undicesimi, non ti aspetteresti mai di vincere una gara partendo così indietro e tutto è andato perfetto quella domenica, sicuramente è stato un momento di massima felicità.